Allora, stiamo intervistando il compagno sindacalista di SGB, Giusti, che, a cui vogliamo sottoporre la questione della nuova politica che si farà in città, visto il cambio di amministrazione dopo l'arrivo della Lega Nord a Pisa, dopo le ultime elezioni amministrative. Cosa è cambiato secondo te a Pisa dopo l'arrivo della Lega Nord, più sostanziale rispetto alla situazione precedente? Ma intanto partiamo da una considerazione: che molto si è detto del programma di mandato del sindaco. Vedete, ve lo illustro, questa è la copertina del programma di mandato appena approvata dell'amministrazione comunale e del sindaco Conti, ma secondo noi se lo sono letti in pochi, perché veramente qui ci sta la sintesi estrema di quelle che saranno le politiche amministrative, economiche, ma il retroterra su cui poi si costruirà il mandato dell'amministrazione comunale. Per quanto riguarda partiamo da un dato, diciamo, sindacale, per poi arrivare a delle questioni invece più di carattere politico, culturale e sociale. Da un punto di vista sindacale ad oggi non è cambiato praticamente nulla. Diciamo che l'amministrazione Conti eredita una macchina amministrativa dalla precedente giunta del PD che era a livelli catastrofici. Non si fa formazione, abbiamo dei settori dove ci sono dei carichi di lavoro insostenibili e altri settori invece che hanno bisogno di una grande riorganizzazione. Loro in questi mesi hanno guadagnato semplicemente tempo, rinviando a febbraio la data dell'assegnazione dei nuovi incarichi dirigenziali e anche di riorganizzazione della macchina comunale. Ci sembra però evidente che ad oggi noi abbiamo, per esempio, come RSU siglato un accordo sindacale con l'amministrazione. L'amministrazione ha deciso, rispetto al piano occupazionale precedente, di investire anche nei livelli più bassi, e questo è un elemento estremamente positivo, ma non ha alcuna idea per quanto riguarda la formazione, che è un elemento dirimente per la pubblica amministrazione, perché oggi si dice, per esempio, nel programma di mandato che bisogna istituire una sorta di task force per guadagnare i finanziamenti europei. Questo vorrebbe dire che tu comunque vai anche a investire non solo sui livelli bassi, e quindi a questo punto ci chiediamo: vogliamo reinternalizzare i servizi come quelli del Global Service? Perché il costo, il rapporto costi-benefici del Global deve essere affidato a un'indagine dell'Unione Industriali e non invece ad uno studio, ad una ricognizione fatta dai tecnici del comune? Perché ci si deve affidare a un soggetto terzo che non è certamente super partes di valutazione? E poi c'è un'imprenditoria locale agoniata dall'amministrazione centrodestra in contrapposizione a alcuni colossi del settore cooperative e comunque dei servizi che operano all'interno del Global Service. Per noi il problema è altro, per noi il problema è valutare quanto il rapporto costi-benefici dei processi avvenuti, andare a reinternalizzare i servizi, reinternalizzare anche i lavoratori. Chi governa il governo locale governa anche il governo nazionale, quindi non si capisce perché non abbiano rimosso tutti i tetti che prevedono una forte limitazione della spesa di personale. Quindi sono le contraddizioni principali, questi sono i sovranisti di carta, perché abbaiano ma non mordono mai, e quindi anche nella rimozione degli steccati che hanno impoverito gli enti locali, se non distrutti, con le province che prima avevano delle funzioni costituzionalmente importanti, come sulla formazione, come sulla politica edilizia nelle scuole. Da una parte il governo nazionale non ha fatto altro che continuare nell'opera di svilimento
della pubblica amministrazione, e la dimostrazione è il fatto che la preoccupazione principale del ministro Bongiorno è sostituire il budget tradizionale con una sorta di impronte digitali per creare un clima da caserma all'interno della pubblica amministrazione. Quindi c'è una continuità sul piano nazionale, e ad oggi ci sono degli elementi che ci preoccupano anche sul piano prettamente sindacale, perché non si dice come reinternalizzare, se reinternalizzare i servizi, non si investe nei livelli anche più alti, e in particolare si parla genericamente delle aziende partecipate, che a Pisa, ricordiamo, sono aziende grosse che coinvolgono centinaia di migliaia di dipendenti. Allora io mi pongo una domanda: ma vogliamo rispettare il famoso referendum dell'acqua bene comune e magari cominciare a distribuire gli utili per ritornare in possesso anche del in realtà l'amministrazione comunale sta chiudendo tutte le varie fontanelle, perché ovviamente questo è un biglietto da visita negativo, cioè le fontanelle prima erano, in qualunque stato dell'Italia preunitaria, rappresentavano un modello di accoglienza, ecco, e oggi invece questo modello di accoglienza non c'è più, per cui sotto l'aspetto, e poi ci sono state anche delle mobilità coatte all'interno, alcune mobilità coatte, altre erano condivise dai lavoratori, con un impoverimento per esempio del settore della biblioteca comunale. Noi abbiamo una biblioteca comunale che non è soltanto una struttura che dà libri, ma è anche uno spazio culturale che non è stato minimamente valorizzato. La responsabilità è dell'amministrazione Filippeschi, ma l'amministrazione attuale e anche l'assessore Buscemi non hanno un'idea precisa di cultura, nel senso che per loro, per esempio, c'è un'area abbandonata che è vicino all'SMS, c'è uno spazio espositivo. Noi abbiamo proposto con alcuni, l'SMS è la biblioteca comunale che sorge presso l'ex centro sociale Macchia Nera, che originariamente nel quartiere delle Piagge era, in realtà era una zona di era un dopolavoro. Quindi aveva una storia praticamente con un parco attorno. Ecco, questa struttura prima è stata occupata, ci hanno fatto un centro sociale, poi abbandonato, poi una situazione di degrado, alla fine hanno deciso di trasferirci la biblioteca comunale. Questa biblioteca comunale avrebbe dovuto essere un modello culturale, stile Livorno, Villa Mimbelli, quindi attività all'aperto, iniziative, presentazioni di libri, attività sociali, eccetera. Non è stato niente tutto questo. Voi andate alla biblioteca e vedete che la parte della terrazza è abbandonata e inagibile, oppure vi renderete conto che l'amministrazione comunale precedente parlava di 20 unità e oggi ce ne sono metà, e anzi alcune figure sono state tolte a questa biblioteca con una logica della coperta troppo corta: mi dove mi mancano all'ufficio casa e allora le prendo dalla biblioteca. Ma una macchina amministrativa non può ragionare con queste logiche, perché mentre valorizza alcuni servizi ne penalizza altri. Ecco, sotto questo aspetto diciamo che l'amministrazione comunale è un'amministrazione che deve ancora mostrare quello che intende fare, ma sotto l'aspetto specificamente culturale devo dire che la bocciatura è pressoché totale. Questa è un'amministrazione che non ha neanche un progetto, che non siano alcuni salotti, mentre invece sul piano della valorizzazione delle circoscrizioni che potrebbero diventare luogo di cultura, l'ex locali delle circoscrizioni, ne ricordiamo che ce ne sono alcune ancora chiuse, come quella del vicino via Contessa Matilde, che da anni è un luogo che è stato chiuso perché è pericolante, e su quello non c'è un'idea del recupero e della restituzione di questo spazio importante alla città. Senti, quale politica dei trasporti, ad esempio, è prevista a Pisa, visto che la precedente amministrazione si era molto vantata di aver fatto il famoso People Mover, che, stando agli ultimi bilanci, è di un passivo, diciamo, tremendo. Tu sai come vogliono migliorare la qualità del trasporto a Pisa, che di cui se ne sente il bisogno, perché io che vengo da Milano sono rimasto meravigliato che una città così piccola a certi orari sia inagibile, perché c'è un,
un intasamento di veicoli privati che veramente è al di sopra di qualsiasi logica? Beh, non ci sono delle risposte. Intanto il programma di mandato alla voce trasporti dedica due righe, è poco più. Ci sono molti argomenti sui quali si dedicano intere pagine e altri invece che sono rilevanti, che hanno ben poco spazio. E questo dimostra una certa miopia anche rispetto a alcuni argomenti importanti. Oggi abbiamo avuto, veniamo da anni nei quali i mezzi pubblici sono stati soppressi in qualità di rami secchi. È successo nelle ferrovie, è successo anche nel trasporto su gomma. Interi servizi sono stati ridotti perché costavano troppo, secondo la dizione ufficiale. In realtà si è lasciato sguarnito una parte importante del territorio, ma anche i pendolari, studenti, migranti, lavoratori che magari utilizzano il mezzo pubblico. Non c'è stata realmente una riflessione sui servizi che hanno eliminato a livello nazionale, a livello regionale e locale, e le conseguenze che ne derivano. Cioè, oggi per una persona che abita a 10 km dalla città ci può anche essere un pullman ogni 3-4 ore. Ecco, rispetto a questo non ci sono risposte. In realtà, se si vuole evitare l'inquinamento, bisogna sviluppare un ragionamento sui mezzi pubblici, ma i mezzi pubblici vanno intensificati e bisogna costruire anche una cultura per utilizzare il mezzo pubblico. Vi faccio un esempio concreto: il People Mover rischia di finire sulle spalle dei cittadini, un po' anche come il contenzioso del parcheggio di Piazza Vittoria, un'opera faraonica per poi trovare un numero di posti di parcheggio che è più o meno identico a quelli che c'erano prima della costruzione di questa struttura. Un contenzioso economico costerà alle casse comunali. Noi la paura che abbiamo è che l'operazione People Mover sia stata costruita in realtà senza pensare a quelle che sarebbero state le conseguenze nel caso, diciamo, di non funzionamento, no? Cioè, i cittadini rischiano di ritrovarsi a pagare un onere piuttosto salato. E poi, quali sono gli effetti benefici del People Mover sulle politiche anche del turismo locale? Noi pensiamo che siano estremamente ridotte e sicuramente non tali da giustificare l'onere della spesa. Soprattutto mi sembra che il People Mover sia, visto i costi, no, per costruirlo, sono stati ricavati questi fondi, con che dinamiche economiche, sia un elemento che incrementa il cosiddetto debito pubblico, no? Sì, perché poi alla fine, certo, bisognerebbe aprire una lunga riflessione sul project financing, perché poi è quello l'elemento su cui non si è voluto discutere in questi anni. Il project financing conviene tanto ai soggetti privati, ma nel caso in cui non ci sia una redditività, la comunità paga le conseguenze. Questa cosa, ad esempio, del fatto che un comune non sia in grado di fare dei ragionamenti economici molto precisi rispetto alle scelte che fa, in una città come questa, con una fortissima densità universitaria, no? È la città della normale, no? È la città della sapienza, no? Ci sono comparti universitari, no? Pazzeschi, no? Per metro quadro praticamente. Come mai, secondo te, una città del genere è in un rapporto, sembra scollegato il comune rispetto a quello che fa, diciamo, l'università, oppure pensi che ci sia un'osmosi tra di loro? Io penso che, in realtà il programma di mandato prova a fare una riflessione comunque su questi argomenti, e bisognerebbe che, diciamo, la comunità sindacale e politica cittadina smettesse di avere un atteggiamento un po' spocchioso, un po' superiore sul piano intellettuale, e andasse invece a vedere quelli che sono i problemi reali. Noi siamo una città, per esempio, nelle prime pagine del programma si parla non si parla in maniera esaustiva della crisi della città. Cioè, questa è una città la quale nel corso degli anni ha perso intere strutture produttive, migliaia e migliaia di posti di lavoro a partire dagli anni 80 in poi.
Su questo devo dire che non c'è mai stata una riflessione seria su quale modello di sviluppo della città volessimo sostenere. Nel corso degli anni abbiamo parlato della città turistica universitaria, però sarebbe opportuno riflettere sul perché noi siamo una città dove ci sono pochissime decine di cittadini che vanno a visitare il Palazzo Reale, o cosa ci sta dietro l'idea di costruire un museo cittadino, un museo comunale che viene agognato nel programma di mandato del sindaco. No, allora il ragionamento è di costruire realmente una sinergia, perché qualcuno che arriva a Pisa per visitare la città non si fermi a vedere soltanto Piazza dei Miracoli, e che sia invece pilotato verso alcuni, soltanto a un'area della città. Sembra quasi un piano, un piano turistico costruito a uso e consumo delle associazioni dei commercianti, quando invece ci sono intere aree anche nell'immediata periferia di Pisa, pieve romaniche, importanti resti archeologici che andrebbero visitati e che bisognerebbe che fosse il comune, l'ente locale di secondo livello, l'ex provincia, a determinare delle politiche urbanistiche. Per farvi un esempio, se il cittadino arriva alla stazione e non trova una panchina su cui sedersi perché le ordinanze securitarie hanno ritenuto come le fonti dell'acqua, anche come le fontanelle, anche le panchine nemici e espressioni di degrado, no? Nemici della città, però non c'è un centro turistico. E quindi praticamente non hai neanche una politica che inviti a visitare e a valorizzare questo terreno. L'università, devo dire che i baroni universitari, perché vanno chiamati con il loro nome, in questa città hanno fatto spesso il bello e il cattivo tempo e non c'è mai stata una sinergia rispetto alla città. Però vorrei dirne anche un'altra, io, anche a mo' di provocazione. Il problema non è se l'amministrazione Conti decide di aprire il centro storico alle macchine in contrapposizione alla città dei pedoni. Bisognerebbe fare un ragionamento, per esempio, allora sui parcheggi e sui costi faraonici che ci sono a Pisa, sul fatto che non ci siano delle aree dove tu lasci la macchina in maniera anche gratuita e utilizzi delle navette e dei centri e dei mezzi pubblici. Anche su questo discorso di modello della città, noi siamo contrari a una città affogata dallo smog, ma l'inquinamento non è soltanto quello delle macchine, è un inquinamento che deriva anche dal fatto che non ci sono neanche delle centraline che vadano a verificare la qualità dell'aria nei quartieri periferici. Andiamo a vedere cosa succede nei quartieri periferici. La scommessa di questa amministrazione è probabile, cioè si parla di alcuni interventi nei quartieri periferici, ma lo si fa solo all'interno di quella che è la classica cornice della sicurezza. La sicurezza basata su comitati di quartiere che mandano delle segnalazioni all'amministrazione, poi però se questi comitati di quartiere che rivendicano invece l'uso di spazi o rivendicano delle opere pubbliche non sono più comitati di quartiere da riconoscere. E su questo c'è una continuità tra la precedente e l'attuale giunta, e poi praticamente tutta la questione della sicurezza che viene declinata un po' a senso unico. Io credo che la posizione del sindacato SIULP della polizia, che dice che queste ordinanze non portano sicurezza, maggiore sicurezza in città, sia una posizione estremamente ragionevole da sostenere. Che venga da un sindacato di polizia ci dice che praticamente certe ordinanze non sono sinonimo di lotta al degrado, ma probabilmente creano una città diversa da quella che è oggi, e non è detto, anzi pensiamo che sia una città vetrina, una città a uso e consumo dei commercianti, dove però non trovi lavoratori, studenti, coloro che poi questa città la vivono. E per farvi un esempio, si parla di assunzioni nella polizia municipale di turno notturno, ma turno notturno esiste già all'interno della polizia municipale,
ed è un turno praticamente con una pattuglia che lavora la notte e che ovviamente fa magari soltanto quello che può fare un numero ristretto di persone. Se si vuole fare il turno notturno è chiaro che si devono assumere molti più dipendenti, ma per assumere molti più dipendenti nella Polizia Municipale devi comunque non assumerli fra le maestre, fra gli amministrativi, fra i tecnici, a meno che tu non voglia andare a rivedere quei tetti obbrobriosi che hanno limitato la spesa di personale. Senti, la città di Pisa è anche famosa per essere una città a forte presenza militare, visto che c'è anche una base per di più statunitense, no? Quella di Camp Derby. Che tipo di politica hanno fatto i comuni, che vuole fare questo comune, ad esempio, di essere più attiva sui fronti di guerra, quindi con bisogni di espansione sul territorio? Ma ti rispondo subito, però non prima di averti fatto una battuta. Per esempio, noi si parla nel programma di mandato si parla di incentivi al lavoro, che sono incentivi alle imprese. Anche in questo c'è una perfetta continuità con le politiche del governo nazionale. E in realtà si rinuncia a creare dei lavori socialmente utili e invece si vanno a destinare soldi alle imprese. Questi lavori socialmente utili potrebbero per esempio essere destinati per rendere più accogliente e migliore la città. Sul piano invece c'è una perfetta continuità tra l'amministrazione precedente e quella attuale. Nelle ultime settimane comandi americani sono stati ricevuti dal sindaco e ci sembra evidente che quell'opera di ampliamento della base militare di Camp Derby sia stata sostenuta dalla precedente amministrazione come dall'attuale. Perché in realtà dietro ci sta l'idea che la militarizzazione del territorio sia un elemento qualificante, un elemento di sicurezza. In realtà si vanno a destinare tantissimi soldi a opere che servono soltanto a fini militari e questo è un elemento per noi dirimente contro cui ovviamente muoversi e prendere posizione. Allora, Pisa ha anche dei problemi relativi alla presenza di cittadini che hanno provenienti da diverse nazionalità, no? Da diverse nazioni, che sono portatori anche di una visione religiosa diversa. Il problema del culto a Pisa, come intende affrontarlo questa giunta, visto che si parlava ad esempio di costruire una moschea in questa città per permettere ai musulmani di poter esercitare la propria religione in perfetta coerenza con i loro principi, insomma. Ma da laici cominciamo un po' a riflettere sulla questione. Il problema della libertà di culto è un problema che va inserito all'interno di quelle che sono le libertà e le agibilità democratiche di un paese. A Pisa c'è una comunità musulmana che è molto vasta e devo dire che è anche una comunità integrata. Se andiamo nella provincia di Pisa troviamo nelle concerie una percentuale elevatissima di lavoratori senegalesi. La precedente amministrazione aveva concluso un accordo per la costruzione della moschea nella zona, diciamo, di via del Brennero. L'amministrazione comunale è al suo interno degli esponenti di un comitato no moschea. La prima operazione che hanno fatto era quella di una variante del regolamento urbanistico, in modo tale hanno stabilito che in alcune aree comprese in una scheda, che è la scheda norma 10.1, non potrà essere realizzata la moschea. In realtà non si è detto in maniera chiara: noi la moschea non la vogliamo perché una parte del nostro elettorato è contro la costruzione di una moschea a Pisa, che poi sarebbe interamente finanziata dalla comunità musulmana. Ma si prende a pretesto una revisione di una scheda del regolamento urbanistico e secondo noi questo darà adito a ulteriori cause e contenziosi legali per una questione che poi in realtà è una questione anche sancita dalla Costituzione, cioè che è quella della libertà religiosa e della libertà di culto. Ecco, ci è sembrato che questo atteggiamento di scaricare sugli uffici comunali una scelta che invece è tutta di natura politica sia quantomeno inopportuno. Non pensi che una posizione del genere possa determinare una radicalizzazione anche di tipo politico da parte
dei musulmani rispetto a quello che fa questo comune? Ma io credo che nel piano delle alienazioni degli immobili che il comune di Pisa aveva comunque redatto negli anni passati e che questa amministrazione per esempio ha tolto dal mercato, vorrebbe togliere dal mercato immobiliare la mattonaia e il palazzo di Piazza dei Facchini, che ovviamente è stato un investimento di alcune amministrazioni passate e che poi invece era stato inserito nel piano di vendite. Cioè, questo perché ne parlo? Ne parlo perché secondo me ci sarebbero tutti gli estremi per destinare comunque un immobile ai vari culti religiosi. Io credo che in realtà dietro ci sia una logica, no? Che quella è la logica per cui si chiude un campo rom e l'obiettivo è quello di spalmare la popolazione dei rom nei comuni limitrofi, oppure quella di inseguire il modello Lodi, che recentemente è stato bocciato dalla magistratura perché non si può chiedere un modello ISEE ai cittadini italiani e ai cittadini migranti chiedergli dei documenti aggiuntivi. C'è una disparità di trattamento che non può essere costituzionalmente sostenibile e credo che la ragionevolezza sia tale da indurre a riflettere. Io credo che sia sbagliato un atteggiamento di chiusura culturale e di questo tipo, perché è sempre foriero, cioè se noi siamo una città universitaria, una città che dovrebbe essere per antonomasia aperta, e quindi aperta alla discussione, alla libera discussione, perché la città di Galileo, no? Ecco, e probabilmente Galileo, diciamo, non sta nel pantheon della Giunta Conti.